Gianni Colacione per Libri TV, oggi 22 luglio 2018, siamo allo stabilimento Village di Ostia, che ha insomma una immagine abbastanza evocativa di quello che stiamo per farvi conoscere. C'è un evento in qualche modo fondativo, aperitivo della legalità è chiamato, ma è un evento fondativo di una nuova associazione che si chiama Noi. Il nome più noto che fa riferimento a questa iniziativa è quello di Federica Angeli, ma al momento abbiamo qui davanti a noi il presidente di questa associazione che sta nascendo, che è Massimiliano Bender. Allora gli chiediamo ovviamente di cosa si tratta questo evento, poi il significato sociale, però in qualche modo anche politico, di questa iniziativa. La nostra associazione nasce qui a Ostia, è un'associazione composta da cittadini e cittadine, giovani, associazioni, e ha un intento credo abbastanza chiaro, cioè noi vogliamo promuovere la legalità all'interno di questo territorio. Noi siamo convinti che l'illegalità si batta con la legalità, che la mafia su questo territorio abbia fatto il suo tempo, che è ora che i cittadini si riappropriano di quanto è stato temporaneamente sottratto dalla mafia. Lo facciamo qui in questo stabilimento, che è un stabilimento, diciamo un luogo simbolo della battaglia della legalità. Ha avuto tantissime vicissitudini questo stabilimento, ma ora è tornato in gestione dei cittadini, dello Stato e quindi di noi. E la nostra associazione è un'associazione no profit, un'associazione che ha l'intento di diventare onlus. Abbiamo già pianificato delle attività sul territorio, che sono banalmente quelle di avviare dei corsi di formazione gratuiti per i ragazzi che abitano questo territorio, perché noi siamo convinti che si può dare un'alternativa e si deve dare un'alternativa a tutte le persone che vogliono scappare da contesti sociali difficili. Noi non fa divieto a nessuno, noi è aperto a tutti, a chi ha avuto passati difficili, a chi ha avuto condanne, a chi vive situazioni e un presente difficile. Noi siamo qui, noi vogliamo essere una mano, un supporto, daremo a tutti quanti i nostri iscritti supporto legale, supporto fiscale, psicologi e tanti corsi di formazione. Dobbiamo dare un'alternativa e un futuro ai nostri figli. I nostri figli non possono vivere la nostra vita, devono poter scegliere un loro futuro. Ho sentito parlare, appunto, diceva il supporto legale, il supporto sociale. È chiaro che vi rivolgete un po' anche alle realtà che sono qui, anche realtà oltre che individuali, anche commerciali, anche insomma il settore del commercio. Qui stiamo in uno stabilimento, abbiamo fatto vedere uno scorcio in cui adesso mentre le parlava del mare. Ecco, il mare è un po' qui a Ostia, il mare di Roma è un po' un simbolo di questa, in qualche modo, spossessamento di questo bene pubblico, sia come fruizione sia come spiaggia nei confronti dei cittadini. Il mare di Ostia, Ostia è un territorio bellissimo, un territorio che coniuga la storia, l'arte e la cultura al nostro mare. È il mare dei romani, non è il mare degli ostiensi. Quindi è responsabilità di tutti noi abitanti di Roma la gestione del nostro mare. È un bene comune. Essendo un bene comune deve essere garantito non solo l'accesso, ma anche una gestione chiara e pulita di quello che è un bene di tutti. Perfetto, i propositi mi sembrano ottimi, quindi in qualche modo io mi sento di augurarvi, spero che appunto non ci sia un po' di superstizione su questo, ma so, in bocca al lupo, è un'iniziativa importante, credo che così esplicita sul territorio, proprio riguardante Ostia, sia la prima. Diciamo che noi sì, come noi questa è la prima grande evento che noi facciamo, ne faremo altri, abbiamo scadenzato già altri eventi. Questo però è il nostro lancio, quindi ci teniamo tanto e tante persone stanno aderendo e di questo siamo contenti.